Sta per avere inizio una delle gare più divertenti in assoluto di questo weekend. Stiamo parlando della Moto Estate e Moto di Serie 1000, categoria che racchiude al suo interno tre diverse sottocategorie. Stiamo parlando della Moto Estate 1000, categoria Open, Moto di Serie 1000, categoria di derivazione praticamente stradale a tutti gli effetti. Bravo, monogomma Dunlop, e CRV 1000 Expert, campionato regionale velocità Piemonte 1000. Nella Moto Estate 1000 il campionato è in gioco tra Galante e Divora, che sono i due contendenti al titolo, che si giocheranno oggi tutto per tutto. Galante ha 17 punti di vantaggio su Divora, quindi dovrà praticamente solo amministrare. Nella Moto di Serie 1000 Mestriner si sarebbe giocato il titolo oggi con Tavella, ma purtroppo Tavella è assente per un infortunio, una sfiga pazzesca all'ultima gara, quindi Mestriner gli basterà fare pochi punti per portare a casa il titolo. Mentre nel CRV 1000 Expert William Venezia potrebbe portare a casa il titolo di campione 2015 qualora facesse più punti di Edoardo Finotti. Le moto sono schierate sulla griglia di partenza già da un pezzo, gli sguardi sono puntati verso il semaforo, si sta per scatenare tra pochi secondi l'inferno. Gas puntato prima dentro e si parte, è partito male per Otti, è partito male, attenzione perché viene subito passato da Filippini, che si porta al comando della gara subito alla prima curva. Grande la staccata di Alessandro Filippini, che si porta davanti a Fabrizio Perotti, guadagnando così una posizione importantissima per l'inizio di questa gara. Ha fatto la manovra che doveva fare, mettergli le ruote. Attenzione perché Perotti è uscito come un missile dalla curva 2, fotonica l'uscita di Fabrizio Perotti, che subito rimette le cose al loro posto, subito rimette le carte in tavola secondo il loro ordine preciso prestabilito. Adesso gira in prima posizione già la curva 5-6 con la sua moto rosa numero 43. Venezia intanto lo vediamo provare un attacco lì davanti con Nasato, che prova ad avvicinarsi e cercare di mettere la sua Kawasaki davanti a quella di William Venezia. Francesco Fratus intanto, numero 81, prova l'attacco su Emanuele Russo, ma guarda Russo quanto stacca forte, ed è una guerra all'ultimo centimetro, e ci sta. Grande la staccata di Francesco Fratus, che si porta in terza posizione davanti a Emanuele Russo e guadagna così una casella. Ragazzi, Perotti 1:10.5, fotonico al secondo giro lanciato 1:10.5. Mamma mia, Perotti al comando davanti a Filippini, Fratus, Russo, Boccelli e Galante. Nella moto di serie Cristina al comando davanti a Eberle e Mestriner, e Venezia intanto è quarto del CRV, ma comunque matematicamente sarebbe campione 2015 qualora la gara finisse in questo modo. E qua dietro Emanuele Russo si sta difendendo in una maniera pazzesca, considerando che ha preso in mano per la prima volta la moto sabato. È incredibile quello che sta facendo Emanuele Russo. Guarda adesso che prova l'attacco su Fratus, bellissimo, pazzesco il sorpasso di Russo, bellissimo. Pazzesco, davvero incredibile. La curva 5 si è infilato all'interno con una violenza inaudita mai vista prima. Poi era anche, non era già di fianco, si è dovuto tirare fuori dalla traiettoria. Intanto Giampaolo Cristini è in lotta con una moto estate lì davanti, penso sia quella di Pagnoncelli. Ha perso una posizione che però vale poco, considerando che Cristini è al comando della moto di serie con almeno 10 moto tra lui e il secondo della moto di serie. Esatto. Un abisso, ma guarda Galmarini come se la gioca col leader di campionato. E qui ancora Franco Bollato alla moto di Giampiero Galante, davvero straordinaria la prestazione di Galmarini. Ne ha di più Galmarini. È quella la cosa incredibile. Pare di sì. E quella la cosa incredibile. Se Galmarini l'anno prossimo farà tutta la stagione, mi chiedo cosa potrebbe fare. Potrebbe, secondo me, addirittura arrivare a giocarsi magari le prime tre posizioni di campionato, se non qualcosa di più. Vediamo intanto onboard camera sulla moto di Fratus, che sta riprendendo dalle spalle la moto di Emanuele Russo, che è francobollato alla moto di Alessandro Filippini là davanti, che si gira dietro per guardare dov'è e gli fa cucù. Sono qui, adesso mi infilo all'esterno, vediamo se riesco a tenere la staccata alla penultima curva del circuito di Franciacorta. Ma Filippini è stato bravissimo a difendere l'interno con Russo, che ci prova ancora, ma nulla da fare. E qua si vede l'esperienza di Filippini, che è stato bravissimo a tenere l'interno e a costringere il Russo ad andare a staccare all'esterno, nello sporco, nella traiettoria non ideale, e quindi lasciarlo lì da solo dietro. Sicuramente quello che non sta mancando in questa gara è il divertimento, perché stiamo vedendo delle bagarre, una griglia quasi piena, sono 27 piloti schierati, che non sono pochi in una pista così piccola. Assolutamente sì. Russo intanto questa volta ci prova dalla parte giusta, a destra, all'interno, e riesce con una grande staccata
riuscita a tenere anche il punto di corda. E questa volta Emanuele Russo fa valere i colori del team MotoZoo e si porta in seconda posizione davanti ad Alessandro Filippini con una grandissima manovra. Grande il sorpasso per Emanuele Russo, che ha fatto una grandissima staccata all'ultima curva. Oh, oh, che staccata di Russo! Col piede fumante, no! Lungo! Lungo in ghiaia. Ha perso totalmente il punto di staccata. Ha perso Invece l'ho visto molto suo agio. Mi sembrava l'avesse inserita. Ma è che in realtà l'ho visto col piede stare giù in terra. Rivediamo la staccata. Guardalo qui. Guardalo qui. Sì, ha frenato dove freniamo. Cavolo, dove guarda. Freniamo noi col 600. Guardalo lì. Ha cercato di fermarsi col piede. Hai visto che roba? E intanto abbiamo visto l'attacco di Fratus, che ha passato Filippini alla penultima curva del circuito di Franciacorta e si porta in seconda posizione. È arrivato l'attacco dopo diversi giri di studio e adesso Francesco Fratus con la sua moto numero 81, lo vedete lì col casco giallo fluo, si è portato in seconda posizione davanti ad Alessandro Filippini. Se vai a vedere i tempi, però ti è sceso e si è alzato e si è alzato tanto quei tempi, si è alzato perché giustamente da 10.5 siamo andati su un 12 e poi addirittura un 14, probabilmente un errore. Adesso siamo sul passo del 12. Sì, sicuramente. Che comunque è un secondo più veloce del passo dei suoi inseguitori. Sì, quindi sta amministrando, pur girando un secondo giro più veloce. Quindi sta veramente amministrando. Giocando. Sta giocando, giustamente, Fabrizio Perotti. Dopo aver fatto il record della pista, che ripeto, trovate su YouTube, andate a cercare il giro on board, perché c'è tanto da imparare da quel giro lì. Tanti segreti, tante interpretazioni che magari io non avevo mai pensato guardando tutti gli on board. Un on board non è mai un insegnamento, però è uno spunto per quello che tu fai, nel senso. Assolutamente sì, vedere anche dove. Vedi Divora, ha passato Galante. Sì. Mamma mia, la curva 9, che confidenza che ha Divora lì a tenere aperto il gas. Che grinta che ha sul veloce Divora oggi. È veramente pazzesca la grinta che ha Divora. E tra l'altro invece sto vedendo Galante un po' in difficoltà, anche perché prima nelle prime fasi di gara aveva alle spalle, non mi ricordo chi, Galmarini. Aveva alle spalle Galmarini, che c'è adesso, esatto, che è questo qua che sta provando il sorpasso adesso. Ce la fa Galmarini a passare Galante e riesce a guadagnare la posizione e rimettersi alle spalle di Divora. E dall'onboard di Galmarini si vedeva proprio un Galante in difficoltà, che non riusciva ad esprimere le traiettorie che questo circuito necessita. Sempre lungo, sbagliava la preparazione delle esse. Non so, che magari non sia a posto. Russo, che staccata che ha fatto su Cristini. Guarda dove è andato a mettere le ruote Russo. Madonna, ragazzi. Emanuele Russo, mamma che spazzolamento selvaggio. Ha passato Mattia Galmarini, che prova a riprendersi la posizione, ma Russo è stato bravissimo a rialzare la moto. Galmarini adesso è uscito molto forte. Lo vediamo vicino alla moto di Emanuele Russo. Vediamo chi dei due riuscirà a staccare forte alla prima curva. Mattia Galmarini ci prova, ma Russo è nettamente superiore con la confidenza in staccata che sta avendo in queste fasi di gara. Ultimo giro di gara che inizia adesso con Perotti, che sta volando, sta letteralmente volando verso quella che sarebbe una vittoria straordinaria, non soltanto per la pista di vantaggio che ha dato a tutti gli altri, ma per il fatto che ha frantumato, letteralmente demolito, distrutto, disintegrato, sbriciolato, polverizzato il record della pista precedente. 1:10.0, il suo miglior tempo in qualifica, per 14 millesimi non ha infranto il muro dell'1:10, nessuno mai. E con questo, ripeto, nessuno mai era sceso. Però non l'hai fatto il 9, Fabio. Però il 9 non l'hai fatto e devi tornare all'anno prossimo per fare il 9. Ti vogliamo. Fabrizio Perotti è qua che vola. Vola letteralmente. Danza tra le curve. Danza tra i cordoli. Appeso alla sua moto. Pennella le traiettorie. Disegna linee mai viste. Perfette. Se vai a misurarle col calibro, tutti i righelli, tutti i giri, lo trovi alla stessa distanza l'una dall'altra, stesse traiettorie, tutti i giri. Fabrizio Perotti è lui, the winner of the match, the man of the match, Fabrizio Perotti. Una gara pazzesca, straordinaria. Nel frattempo Fratus ha battuto Filippini, aggiudicandosi così la seconda posizione e la terza posizione di campionato, battendo così finalmente il suo rivale Massimo Boccelli. Dai intanto il traguardo, Gian Piero Galante, ed è lui il campione della Moto Estate 1000 2015. Una stagione perfetta, pazzesca. Mi stavo impappinando, stavo dicendo due parole insieme, perfetta e pazzesca allo stesso tempo. Colpa di sorpasso. Nel frattempo Venezia, oh, che sorpasso all'ultima curva, ci ha provato. Attenzione nell'incrocio di traiettoria, però perde la posizione e perde così la possibilità di salire sul podio contro Finotti. Telecamere puntate anche su Mestriner, che è il campione della moto di serie 1000 con la sua Kawasaki 800, pilota del team Calibra Motorsport. Transita adesso sotto la bandiera a scacchi e vince così il campionato
Ricapitolando, vincitore di gara Perotti, vincitore del campionato Giampiero Galante per la moto Estate 1000, vincitore di gara Giampaolo Cristini per la moto di serie, vincitore di campionato Matteo Mestriner, e vincitore di campionato per il CRV 1000 Expert William Venezia. Sicuramente una gara bellissima che ancora una volta conferma quanto i trofei Wheel Up Moto Estate 2015 siano combattuti e quanto siano divertenti, non soltanto nella battaglia per le prime posizioni, ma anche per il margine della zona punti. Passiamo adesso ad un'altra gara bellissima, la Race Attack 600, una formula rivoluzionaria inventata dagli organizzatori dei trofei Moto Estate, una formula low cost che si corre in un giorno solo con monogomma Dunlop, due gare sprint da 7 giri, divertimento assicurato e una formula veramente aperta a tutti. Andrea Carniglia, l'attuale leader del campionato, che dovrà semplicemente chiudere la gara tra i primi 6 per aggiudicarsi il titolo, mentre il suo inseguitore Roberto Carinelli, che ha 40 punti di svantaggio, deve sperare in un out da parte di Andrea Carniglia se vuole ancora sperare nella vittoria del titolo. Staremo a vedere. Sarà una gara combattutissima questa seconda manche che si corre quasi al tramonto, 7 giri di fuoco in cui davvero si deciderà chi sarà il vincitore di questa combattutissima stagione 2015. Moto schierate sulla griglia di partenza, tutto pronto per l'inizio di gara 2. Prima dentro, si parte, partiti fortissimo là davanti Carniglia e Carinelli, ma anche Tarquini, lo specialista delle partenze in questa gara, è partito molto forte. Vediamo che Carniglia tira la staccatona in prima posizione alla prima curva, ma gira in seconda posizione, quindi Carinelli al comando, poi Carniglia, Mazzilli, Tarquini, Ricca, grandissima la partenza di Matteo Ricca in quinta posizione, Maggio e Placì, e a seguire tutti gli altri piloti. Abbiamo visto un breve spezzone di onboard camera lì dietro sulla moto, probabilmente di, se non erro, Christian Bolgiani. Traverso di Carinelli che arriva lungo. Errore di Carinelli, non ci voleva. In testa, ragazzi. Non ci voleva. Colpo di scena. Carinelli era partito bene col piede giusto, ma ha commesso questo errore che non ci aspettavamo. È proprio stato un errore da solo. Ha frenato violentissimo. Roberto Carinelli, intanto, ha raggiunto Andrea Carniglia. E lo sappiamo che Roberto Carinelli deve tentare il tutto per tutto e proverà l'attacco. In scia sulla moto di Carniglia, guarda di qua, sono francobollati a un millimetro, ma guarda, mamma mia, che risposta. Dove che risposta. Stacca Carniglia, straordinaria la risposta di Andrea Carniglia, perentoria in fondo al rettilineo, la staccatona gli ha restituito il favore. Carinelli intanto ancora all'inseguimento di Andrea Carniglia. Quando inizia il secondo giro di questa gara, ci ha messo un giro praticamente a riprenderlo, davvero pochissimo, e nello spazio di 12 curve Carinelli si è rifatto sotto su Andrea Carniglia, Tarquini in terza posizione, poi Mazzilli quarto e via via a seguire tutti gli altri piloti. Guarda qua quanto si fa sotto la curva 3 e 4, una spina nel fianco, un diavolo della Tasmania alle costole, così come quello che ha scritto sulla moto, come quello che ha impresso sulla sua moto Taz, con su scritto grazie frate, non so chi sia il frate. Ti guarda qua Roberto Carinelli, prova a farsi sotto la curva 10, forse non tanto per effettuare un sorpasso quanto per mettere paura, quanto per mettere ansia, timore, angoscia sulla moto di Andrea Carniglia lì davanti, quel puntino giallo fluo numero 222 del team BS a bomba, così si chiama il suo team. Carinelli si getta in scia, prova la staccata qua in fondo al rettilineo, ma Carniglia è molto bravo a difendere la traiettoria all'interno, e Carniglia, nonostante abbia tutto da perdere, non sta mollando l'osso nemmeno per un po'. Ah, Roberto Carinelli che adesso nell'incrocio traiettoria esce fortissimo, si affianca alla moto di Carniglia, giù tutte e due nel cupolino, mamma quanto sono vicini, sono affiancati. Carinelli stacca fortissimo e gira in prima posizione al terzo giro di questa Race Attack 600 seconda manche. Straordinario il sorpasso di Roberto Carinelli, se l'è preparato da tre curve prima. Hai visto, da prima nell'incrocio di traiettoria dell'ultima curva e poi è uscito fortissimo, era già praticamente davanti. È uscito veramente forte, si è affiancato subito alla moto di Andrea Carniglia e lì è stata una lotta di resistenza a chi dei due avesse fatto il sorpasso, a chi avesse fatto la staccata più tardi dei due. Solo così avrebbe potuto vincere questo duello. Così Carinelli ha vinto questo duello, si trova in prima posizione, ma Carniglia giustamente sta amministrando, quindi forse per quello non ha forzato più di tanto la staccata. Vediamo intanto ancora questa bagarre con Matteo Ricca, che viene attaccato all'interno dalla moto dietro di lui. Dovrebbe essere Placì. Infatti è Placì che ha effettuato il sorpasso su Matteo Ricca ed è riuscito così a passare la moto numero 44 e guadagnare la posizione dopo diversi giri di lotta, diversi giri di bagarre. Ultimo giro di gara
gara che inizia adesso con Carnelli che vola verso quella che sarebbe una vittoria straordinaria, una vittoria sudata e meritatissima, ma che non basterebbe a Roberto Carnelli per portare a casa il titolo di campione Race Attack 600 2015, ma che basterebbe ad Andrea Carniglia per portarsi a casa questo tanto ambito titolo. Qui dietro Corradi è sempre in lotta con Rossini, una lotta eterna che sembrerebbe non avere mai fine, una lotta perpetua che ormai si protrae da non so quanti giri, da tutti i giri di gara. Abbiamo visto lì Corradi all'inseguimento di Rossini. Ultime curve che separano Carnelli dal sesto successo consecutivo nella Race Attack 600. Carnelli sta cercando sponsor, ragazzi, guardate le sue gare, guardate come guida. Se volete sponsorizzarlo, avete trovato il pilota giusto per voi. Roberto Carnelli, cambio di direzione, curva sinistra, bandiera a scacchi, e vince la sua sesta gara consecutiva della Race Attack 600 e festeggia con una penna degna del suo nome. Pugno al cielo. E Carniglia è passato adesso sul traguardo ed è il campione 2015 della Race Attack 600. Sulle mani al cielo e tanti applausi per Andrea Carniglia, che si è laureato campione Race Attack 600 2015. Ancora una volta questa formula inventata dagli organizzatori del Moto Estate ci dimostra quanto ci si possa divertire con poco. Infatti la Race Attack è davvero aperta a tutti, anche gli esordienti, anche gli amatori, e vista la sua filosofia low cost ci si può divertire veramente spendendo poco. Passiamo adesso ad un'altra gara veramente divertentissima, la Moto di Serie 600, una gara in cui Manuel Perseghin e Paolo Lolli si giocano il titolo oggi, ma sarà una gara molto particolare in quanto Paolo Lolli, che era a pari punti col suo diretto avversario Manuel Perseghin, si è rotto la clavicola 3 settimane prima della gara e oggi si trova costretto ad una gara molto 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 difficile. Infatti correrà con la spalla molto dolorante, correrà con molta fatica e dovrà semplicemente sperare in un errore di Manuel Perseghin, perché ha davvero poche chance di portarsi a casa la vittoria. Moto schierate sulla griglia di partenza, tutto pronto per l'inizio di questa gara. Si vede subito la grande partenza di Manuel Perseghin, che però non riesce a contrastare l'attacco di Giorgio Besana e Luca Tarenzi, si vede così costretto a girare in terza posizione. Tutta la gara sarà una battaglia combattutissima per la vittoria di questa gara, con Hermes Fada, la wild card che viene dal trofeo Bridgestone, che lo vediamo subito impegnato in una staccata violentissima e mettere subito in discussione la possibilità di Manuel Perseghin di portarsi a casa questa vittoria, mentre Paolo Lolli nelle retrovie fatica tantissimo e cerca di mantenere la sua posizione intorno alla settima piazza per portare a casa qualche punticino, sperando là davanti in un tracollo di Manuel Perseghin. Manuel Perseghin però è in giornata straordinaria e si prende dei rischi che davvero non ci aspettavamo per questo pilota. Inizia infatti una rimonta straordinaria cercando di passare i piloti davanti a sé. Non si vuole accontentare semplicemente di chiudere la gara a punti e portarsi a casa il titolo, ma vuole di più, vuole tutto, vuole portarsi a casa addirittura anche la vittoria della gara. Innesca così una battaglia al fulmicotone con tutti i piloti davanti a lui, fino ad arrivare a prendere Luca Tarenzi, il leader di gara, fino al quinto giro. Manuel Perseghin per qualche curva studia il suo diretto avversario, il pilota che sulla carena porta il numero 1, il numero del vincitore della stagione Moto di Serie 600 2014. Infatti Luca Tarenzi è il campione in carica e lo sta dimostrando resistendo tenacemente agli attacchi di Manuel Perseghin. Il giovanissimo pilota numero 34 a bordo di Honda CBR 600 però non è da meno e tenta un attacco, un sorpasso pazzesco con una staccata lanciata da 100 metri di distanza. Manuel Perseghin si prende dei rischi incredibili, ma nonostante ciò riesce a portare a termine il sorpasso e portare così la sua moto numero 34 davanti a quella di Luca Tarenzi. Paolo Lolli, una gara stoica la sua, sta davvero facendo l'impossibile per terminare la gara a punti, nonostante la spalla ancora molto molto dolorante e per niente riparata. Infatti dalle lastre si può vedere ancora la spalla quasi fratturata. Hermes Fada intanto indietro vuole a tutti i costi prendere il secondo posto all'ultima curva dell'ultimo giro, prova un attacco alquanto improbabile su Luca Tarenzi tirando una staccata degna di una Moto 2 e non riesce però a portare a termine l'attacco e perde così la possibilità di portarsi a casa il podio. Manuel Perseghin, dopo una gara semplicemente perfetta, una gara incredibile, una gara in cui si è preso tanti rischi nonostante avesse tutto da perdere, si è aggiudicato così la vittoria di questa gara e la vittoria del campionato, confermandosi così campione del trofeo Moto di Serie 600 2015.
Passiamo adesso ad un'altra gara molto molto combattuta, la moto estate Naked, che vede sfidarsi appunto le moto nude in inglese, Naked. Nicola Ruggero si gioca al tutto per tutto con Rudy Gaggiolo. I due infatti sono lì quasi a pari punti in campionato, e chi dei due finirà davanti all'altro si porterà a casa il titolo. Anche indietro battaglia apertissima tra Gelsomino, Papa e Diego Masciocchi, che si giocano il terzo posto di campionato, importantissimo dopo una stagione veramente alle stelle con tanto impegno. Si parte per questa gara. Nicola Ruggero mette subito il suo sigillo in questa manche, portandosi subito alla prima curva davanti e mettendo alle sue spalle il pilota a bordo di Triumph arancione, Rudy Gaggiolo. Più indietro Mattia Barbotto cerca di fare bene nella sua ultima gara di campionato, ma purtroppo un brutto high side in uscita di curva lo scaraventa per aria e mette così a termine le sue speranze di finire a podio l'ultima gara. Non succede praticamente niente per tutta la gara fino agli ultimi tre giri, in cui si scatena il putiferio là davanti. Nicola Ruggero all'ultimo giro commette un grave errore che lo vede così passato da Rudy Gaggiolo, che ha aspettato il momento propizio per tutti i 14 giri di gara. Nicola Ruggero tenta l'impossibile provando la staccata della vita all'ultima curva, ma non c'è niente da fare, è il campione della moto estate Naked 2015, Rudy Gaggiolo, con una gara psicologica, una gara che ha portato l'avversario all'errore. 12 giri pressanti, 12 giri incollato ai tubi di scarico di Nicola Ruggero, l'hanno portato così all'errore nell'ultima fase di gara, e Nicola Ruggero si prende a pugni il casco giustamente per aver buttato via una stagione quasi perfetta. Papa Gelsomino nel frattempo, proprio anche lui all'ultimo giro di gara, prova l'attacco su Diego Masciocchi. Anche Papa ha aspettato l'ultimo giro di gara per sferrare l'attacco decisivo, riesce a mettere la sua Honda Hornet 600 davanti alla Mivia Agusta 1000 di Diego Masciocchi. Purtroppo però il lungo rettilineo finale del circuito di Franciacorta penalizza il 600 contro il 1000, e Diego Masciocchi si riprende così la posizione, portandosi a casa il terzo posto di campionato, l'ambitissimo terzo posto di campionato per il quale questi due hanno lottato duramente fino all'ultimissimo giro di gara, e che vede il pilota del team G Motorsport, Diego Masciocchi, salire sul gradino più basso del podio di campionato. Festeggia con un'impennata Rudy Gaggiolo, mentre Nicola Ruggero prende a pugni la sua moto. Infatti il campionato è stato buttato via con un errore all'ultimo giro. Tanta esperienza accumulata per Nicola Ruggero, che speriamo di vedere anche l'anno prossimo con noi qui nel Moto Estate. Ultima gara della giornata, la Mini Open. Stiamo per assistere a gara 2, una gara in cui Davide Suardi, il pilota del team North Logistics, dovrà semplicemente amministrare per portarsi a casa la vittoria di campionato. Più indietro il giovanissimo Stefano Renieri, ancora minorenne, cercherà di fare la gara della vita per portarsi a casa la prima vittoria in campionato, che sarebbe sicuramente un grande modo per terminare il suo primo campionato della vita. Si parla parte con questa gara con Stefano Raineri, che porta subito la sua Mini Open Kit 3 grigia davanti a tutti e cerca di fare una fuga in volata per aggiudicarsi così la vittoria di questa gara. Subito nelle prime curve distanzia gli avversari, ma viene presto raggiunto dagli altri piloti che gli si mettono subito le calcagna. Dura poco però il dominio di Stefano Raineri, che viene subito passato da Guarino, ma guardate qua Stefano Raineri come si difenda come un leone all'esterno, con staccate al limite delle leggi della fisica. Questa battaglia vede coinvolto anche Davide Suardi, che nonostante non abbia tutto da perdere, si prende anche dei rischi cercando di dire la sua e cercando anche lui di passare Guarino e Stefano Raineri. Davvero lodevole l'attacco di Davide Suardi, che nonostante sia l'attuale leader di campionato e debba soltanto finire la gara a punti, cerchi di dire la sua e di portarsi a casa anche lui una vittoria in questo campionato. Guarino è davvero combattivo nei confronti di Stefano Raineri, ma il giovanissimo dimostra una forza d'animo, una tenacia, una resistenza e un carattere da pilota esperto, quale lui ancora non è, perché deve ancora crescere e fare tante gare. Si combatte, si lotta per tutta la gara con Davide Suardi, Guarino e Stefano Raineri e Mauro Goffi, che segue a breve distanza. Infatti Mauro Goffi anche lui deve chiudere almeno in quarta posizione se vuole portarsi a casa il secondo posto di campionato. Si arriva così all'ultima curva con Stefano Raineri, che vince gara 2 della Mini Open con un arrivo al photo finish, seguito a brevissimo distanza da Guarino e Davide Suardi. Davide Suardi quindi, il pilota del team North Logistics, si laurea campione 2015. La stagione appena conclusa è stata una stagione bellissima, in cui abbiamo visto tanti giovani talenti emergere. Se avete anche voi la passione delle moto o andate occasionalmente in pista, vi ricordiamo che i trofei Moto Estate sono aperti a tutti e hanno anche categorie facili rivolte agli esordienti. Vi invitiamo a visitare il sito www.trofeimoto.it per informarvi sulle gare del 2016.
Da Alberto Fontana è tutto, vi auguro un buon proseguimento e mi auguro di vedervi correre con noi in pista l'anno prossimo. Ci vediamo nella stagione 2016, ciao a tutti, buon inverno!